Gentili dagli spettatori protagonisti, in occasione della 36esima edizione Giornata Professionale del Cinema di Sorrento abbiamo incontrato un doppiatore che io considero tra i migliori del panorama internazionale, nonché direttore del doppiaggio italiano, attore pluripremiato, parlo di Francesco Panofino. Ciao, innanzitutto benvenuto. Ciao, ben trovato, come va? Si Discretamente. vede, si vede. Senti Francesco, allora, parliamo appunto del Pretore di Cuvio, no? Sara Maestri che sta dietro quest'opera, appunto in occasione del centenario di Piero Chiara, hai definito un ruolo spesso, come l'hai definito, attuale, per quanto sia un po' riconducibile a una storia lontana, perché ecco questo pretore che ti hanno trovato anche un savoir-faire e una virilità non Beh, insomma, per questo indifferente. hanno chiamato me. No, sì, il personaggio è ambientato, è vero, è la storia ambientata negli anni 40, in pieno regime fascista, e che insomma aiuta anche nel racconto, poi il romanzo era ambientato in quegli anni. Però tu le emozioni e le dinamiche che muovono i personaggi, a cominciare dal pretore che è Augusto Vanghetta, li puoi tranquillamente trovare in tutte le epoche della nostra storia, anche in quella presente. E quindi il cinema deve raccontare, deve dire delle cose. Credo che l'operazione sia riuscita perché non raccontiamo una storia banale, una storia che ha dietro un grande romanziere che è Piero Chiara, l'abbiamo girata nei suoi posti dove lui l'ha scritta, e poi c'è un bel cast, ci sono io, c'è Sara Maestri, c'è Ileana Miglio, c'è. E poi ci sono buone partecipazioni, c'è Mattia Zaccaro, e poi c'è una partecipazione, una che mi piace molto è Deborah Caprioglio, che è stata veramente simpatica e spiritosa. Ascolta, si parla anche di tradimento, ovviamente, in questa pellicola, no? Ecco, tu perdoni laddove se c'è infedeltà, tu nel tuo privato. Che ne so, è meglio non saperlo, è meglio non saperlo, così perdoni più facilmente, capito? Senti, doppiare Barbanera, quanto è stato divertente per te? Beh, divertente perché poi è un personaggio che ho sempre mitizzato, diciamo, il pirata Barbanera, no? E quindi mi sono divertito, anche se non sono un appassionatissimo di giochi. Tu hai fatto l'antagonista nella fiction televisiva? Hai fatto l'antagonista nella fiction televisiva, appunto, Andrea Olivetti, no? Come mai ti spieghi che le fiction tendono sempre a risalire a personaggi dell'epoca passata e non più di quella contemporanea, come se nessuno interessasse più dei personaggi attuali? Beh, però è stato giusto raccontare la storia di Olivetti, Adriano Olivetti, un grande italiano che secondo me non era ancora stato raccontato bene, che gli italiani, soprattutto quelli più giovani, non conoscevano. Poi ha fatto bei ascolti e quando il pubblico premia bisogna. In ultimo. Ok, facciamo partire. Ce la riprendiamo. So che si parla di nuovo questa sitcom virtuale, appunto Boris, so che la quarta edizione ormai è pronta. No, magari. No, forse la facciamo, però bisogna che gli autori scrivano. Diglielo tu. No, se io dico io non lo fanno. Senti, un ultimo, un personaggio che più ti appartiene e un regista che vorresti essere diretto? Personaggi che mi appartengono, che ho fatto, diciamo che René Ferretti di Boris, Nero Wolf e adesso il pretore Augusto Vanghetta sono personaggi a cui sono molto legato e affezionato. E se devo dire, visto che l'ho visto prima, bell'occhio, ci farei un film volentieri. Senti Francesco, la trasmissione si chiama I Protagonisti, come da sempre nel tuo stile e nelle tue corde. Un tuo saluto a chi ci sta guardando in camera. Allora, a tutti gli spettatori dei protagonisti, un grande in bocca al lupo, un bacione e tanti abbracci. Siate felici. Ciao. Grazie.